Siamo tornati in diretta dallo stadio Capozza di Casarano. Come vedete le squadre sono al centro del campo, si scambiano adesso i saluti di rito. Fischia adesso, inizia Casarano Angri qui allo stadio Capozza di Casarano. Fischio d'inizio per l'Angri che veste la tradizionale maglia rossa e grigia a strisce verticali sul petto, maglia bianca invece per il Casarano. Sponda di Saraniti per Logoluso, Logoluso ancora a Saraniti, Saraniti il sinistro, parata del portiere, parte subito forte il Casarano dagli avversari, ma c'è Logoluso per lo Iodice. Lo Iodice va con il destro per la testa di Saraniti, ma c'è bell'intervento di Viscovo. Agisce l'Angri adesso sull'out di destra. Bella l'azione del calciatore dell'Angri, si allunga un attimo la palla il calciatore dell'Angri e c'è questo lancio con la parata di Fernandes, è stato Emmanuel. Fischia l'arbitro, Nicola Lo Iodice col sinistro, attenzione il colpo di testa di Rizzo, ecco la battuta. C'è legittimo sul secondo palo la deviazione e c'è il gol. Sul tiro di legittimo c'è stata una deviazione di un avversario e quindi autogol e il Casarano passa in vantaggio. Ancora lotta, lotta fisica. C'è un calciatore a terra ma non c'è nulla. Il tiro dalla distanza. Cerutti per Verzienti, Verzienti supera un avversario, il lancio al centro dell'area, il colpo di testa, bellissimo, il lancio verso l'area, il colpo di testa di Emmanuel. Petricciuolo stava arrivando sulla palla, Saraniti riesce a servire Nicola Lo Iodice, Nicola Lo Iodice sull'auto di sinistra col destro per il numero 14 dell'Angri, attenzione c'è il lancio al centro, cerca di servire dall'altra parte Lo Iodice che riesce ad arrivare sulla palla, ecco il lancio col destro per la testa di Malcore e c'è il gran gol di Giancarlo Malcore che porta a 2 il Casarano. Sull'out di destra Verzienti, Verzienti l'uno contro uno, il lancio al centro e c'è Viscovo che libera l'area di rigore. C'è questo lancio da lontano